Stamattina uno degli abitanti della palazzina in cui vive la Gattara e che avevamo ascoltato ieri ha minacciato di darsi fuoco per protestare contro l'impossibilità manifestata ieri di liberare l'appartamento dalla presenza dei gatti, in gran parte ammalati e che mettono a rischio la salute degli altri inquilini. Oggi finalmente il responsabile del servizio veterinario dell'ASP è riuscito ad entrare nell'appartamento accompagnato da una pattuglia di vigili urbani, ha trovato 16 felini tenuti in pessime condizioni ed affidati ad un veterinario. Gli altri 6, su direttiva del segretario comunale di Trapani, sembrerebbe che abbiano dato indicazione ai vigili di liberare gli animali alla Villa Margherita, cosa peraltro vietata dalla legge in quanto si potrebbe individuare il reato di abbandono di animali.